non sarebbe né comprensibile né giusto. Verrebbero meno i motivi del ricorso che abbiamo fatto a Roma, dello sforzo che stiamo facendo. Bisogna avere una coerenza e bisogna battersi per degli obiettivi semplici che sicuramente nelle prossime settimane e nei prossimi mesi porranno delle modifiche. Se venisse dichiarato il dissesto lunedì sarebbe un guaio per la città. Ma dice questa sera qualcuno, ma allora come fate se c'è questa cosa del prefetto? Ma insomma si tratta di 10-15 giorni, dal 17 febbraio fino alla fine di febbraio, inizi di marzo. Cioè si tratta di tempi compatibili, non c'è una responsabilità del singolo consigliere comunale su questa cosa, c'è una responsabilità politica di tutto il consiglio. Ci può essere in astratto, certo, se fosse molto tempo, se non fossero 15 giorni, ma se fossero 15 settimane ci potrebbe essere il rischio dello scioglimento. Ma con 10-15 giorni non c'è nemmeno il rischio dello scioglimento. Vedete? Quindi anche questa cosa che stanno facendo alcuni consiglieri comunali ci deve essere per legge. Sembra quasi un obbligo. No, cari cittadini, cari amici della stampa, non c'è nessun obbligo di dichiarare il dissesto. Il dissesto lo vuole dichiarare chi lo voleva dichiarare non votando il bilancio a dicembre. Chi non vuole il dissesto non vuole il dissesto e non vota il dissesto e non corre nessun rischio personale, non va nessuna dispregio di legge. Addirittura vi voglio ricordare che in comuni più piccoli di Lamezia, a Paola, a Vibo, i consiglieri comunali di tutti gli schieramenti insieme alla fine, in quanto cittadini, hanno fatto il ricorso contro il dissesto, contro le cose prefettizie. Almeno i consiglieri comunali hanno qui un sindaco e una giunta che si sono fatti carico loro del problema e che si difendono ai massimi livelli. Se il consiglio comunale dichiarasse il dissesto non sarebbe possibile. Quindi ragioneremo, vedremo, discuteremo. Ma ci sono tutti i modi per prolungare, cioè per non prendere questa decisione, per prendere invece la possibilità di aspettare la discussione a Roma del 26 febbraio e anche lo sviluppo delle vicende politiche. Ho presentato in questo senso, a nome anche della Giunta, una proposta di delibera al Consiglio, scritto al Presidente e ai Capigruppo dicendo appunto queste cose che in modo molto succinto ho detto anche stasera, molto prima che io diventassi sindaco. È la vicenda appunto di un insediamento che doveva essere realizzato all'inizio di Via del Progresso su un terreno agricolo e che nella nostra città diede vita per la prima volta non solo a manifestazioni contro, ma a un'organizzazione di commercianti, di imprenditori che fecero di questa battaglia una grande battaglia di principio. Qual era la questione che si poneva allora? Perché a Via del Progresso tanti imprenditori lametini non hanno potuto realizzare investimenti perché è una zona agricola? Perché viene un imprenditore di Catanzaro e può fare sul terreno agricolo quello che non è stato possibile a decine di imprenditori lametini. Adesso si dice che l'ICOM portava posti di lavoro. Negli anni 2000, quando io non ero ancora sindaco e quando diventai sindaco, si diceva, e io vi porterò le carte, perché non è che il nostro dialogo finisce stasera, che l'ICOM avrebbe distrutto posti di lavoro, avrebbe fatto chiudere decine e decine di commercianti e di imprenditori lametini. Anche qua, badate, io sono stanco. E stasera vi porto un dato. Perché nella nostra città è così facile polemizzare col sindaco?
con me, con un altro, ma passano completamente sotto silenzio altre cose. Io stasera ne parlerò. Altro. Avesse fatto realizzare sul terreno agricolo a Via del Progresso questo investimento, per come si erano messe le cose, per i sentimenti che avevano tante persone e tanti imprenditori di questa città, per il senso di ingiustizia che quella cosa passava, sapete che cosa sarei diventato io agli occhi vostri stasera che state con me? E io vi ringrazio per essere venuti. Io sarei passato per una persona corrotta che aveva fatto fare questo investimento chissà per quali motivi. Anche perché, guardate, di che cosa parliamo? Da sindaco ho potuto fare controllare le cose, ne ha parlato anche qualche giornale recentemente, e i nostri avvocati l'hanno fatto nella causa al TAR. Due dati: il 18 giugno 2002 presso il notaio Colizzi in Roma il proprietario dei terreni dove la sorge lì, con terreni agricoli, il signor Giacinto Cosentini, vende a un giovane poco conosciuto, il giovane si chiama Simone Maraini, residente a Milano, questi terreni agricoli per 50.000 euro. Il 23 luglio 2002, presso il notaio Guglielmo di Catanzaro, il giovane Simone Maraini vende all'ingegnere noto, in quanto presidente dell'ICOM, questi terreni agricoli per 4.308.000 euro. Sono stato chiaro? Perché l'ho fatto? Perché vi sto dicendo queste cose? Perché sono ancora il vostro sindaco? Perché sono ancora il vostro sindaco? Ed è mio dovere dirvi queste cose. Perché voi vedrete che di queste cose si cercherà di non parlare nella nostra città, perché è giusto che si faccia. Io non demonizzo niente, io non demonizzo niente. Io non so, a distanza di anni, se veramente si voleva fare questo investimento da parte degli imprenditori o se è stato tutto un meccanismo per arrivare a questo punto. Ci sono tante cose su cui mi interrogo e mi interrogo in maniera angosciata che succede nella nostra città. Io rispetto di tutti, però ho il dovere di rendere pubbliche le cose che so, che non sono le mie opinioni, sono fatti. Le cose si possono finire bene. Finiamo con un desiderio. Il desiderio è che non finiscano col dissesto, ma finiscano invece con la possibilità di parlare di questi 9 anni, delle cose che abbiamo fatto, di quello che non siamo riusciti a fare, delle nostre difficoltà, ma degli sforzi che abbiamo fatto. Il fondo di quello che abbiamo fatto è stato utile per la città. Vedete, in questa manifestazione del centrodestra di cui parlavo in altre, c'è una domanda che io l'affronto apertamente. La domanda è questa: ma i lametini non vivevano meglio 9 anni fa? Ma secondo voi è una domanda giusta? La posso fare la domanda vera, qual è? Ma gli italiani non vivevano meglio 9 anni fa? Questa è la domanda. Sicuramente gli italiani vivevano meglio 9 anni fa. E in questi 9 anni sono stati ridotti il potere d'acquisto dei salari e delle pensioni degli italiani, dei calabresi e dei lametini. Da quando sono sindaco, ma non l'abbiamo inventato come amministrazione, sono stati termini nazionali, esodati e respingimenti. Queste parole non c'erano nemmeno sul vocabolario. Ecco perché gli italiani vivono peggio. Verso i lametini abbiamo cercato, malgrado queste politiche nazionali e in questi ultimi anni anche queste politiche regionali della giunta Scopelliti, di fare tutto quello che potevamo per cercare di invertire la tendenza, di fare la nostra parte, e abbiamo cercato di farlo curando tutte le cose. Ma santo Dio, lo voglio dire nella maniera più semplice, mentre io parlo con voi stasera, a Lamezia, come in tutta la Calabria, c'è l'emergenza dei rifiuti. È vero?
c'è qua Tonio Scalzo che se ne è occupato anche nel Consiglio regionale, c'è l'emergenza dei rifiuti. Ma l'emergenza dei rifiuti c'è solo la mezza. Se andate a vedere, questa cosa ve la posso dire come la sento. Alla Lamezia, sono 10 giorni che è chiusa la discarica privata di Pianopoli. Alla Lamezia, tutto sommato, finora, io spero che lo riusciamo a fare anche nei prossimi giorni, la città non è sommersa dai rifiuti, ce l'abbiamo messa tutta. Quindi vuol dire che non è proprio così nera la situazione. Se anche sui rifiuti, tutto sommato, forse la situazione alla Lamezia è meglio di altre città della Calabria, che pure sono considerate chissà come sul piano del governo e delle cose, visto che ricevono tanti complimenti.